Ehi, un saluto da dottor Palmas da Bucarest. Oggi sono alla clinica di Bucarest, la clinica che si occupa di ricostruttive complete della bocca, quindi pazienti che hanno perduto denti per piorrea o pazienti che hanno perduto i denti per incidenti stradali o pazienti che hanno commesso errori altre équipe chirurgiche, quindi pazienti che sono fondamentalmente cascati male, che ci hanno messo le mani, magari équipe che non erano all'altezza della difficoltà di quel caso. Oggi in questo video vi rispondo a una domanda che si saranno fatti in tanti, che si fanno sempre in tanti pazienti quando pensano al dentista, no? Il dentista perché è caro? Perché costa molto il dentista? Perché i dentisti costano molto? Perché hanno la Porsche, Lamborghini, lascia stare che non c'è né il Porsche né il Lamborghini. Io sono un dentista all'estero. Che non ha il Porsche e il Lamborghini, okay? Tutti i soldi che abbiamo, investito nell'azienda e reinvestito dei nostri pazienti sono sempre rifiniti lì nelle cliniche che si sono espanse sempre di più. Come dico sempre, io nel mio stomaco ci sta lo stesso che ci sta nel tuo stomaco, dopodiché è pieno a un certo punto. Ecco Riccardo che vuole partecipare al video. Comparire, è la prima volta tra l'altro che provo a fare la condivisione e l'invito dentro a una diretta, vediamo se si connette. Comunque la domanda di oggi a cui risponde è: perché il dentista è caro? Perché costa molto il dentista? Voi vi siete mai fatti? Sicuramente sì, vi sarete fatti questa domanda. Il dentista è una figura medica e non medica, perché non viene neanche riconosciuta come figura essenziale medica, perché se no sarebbe gratuito, ci sarebbe il dentista gratuito come il medico di base, come la medicina in generale, ma viene vista come una figura accessoria, no? Io ci ho riflettuto per anni, che poi alla fine il dentista non è veramente costoso, non è una figura medica costosa. Ci sono delle cose da dire. Il dentista nasce come figura tardiva, come figura medica tardiva rispetto al vecchio medico di base. Il dentista viene dopo. E il dentista inizialmente era il medico di famiglia che faceva il cavadenti, tirava i denti, no? Parliamo degli anni 50, anni 60. Ciao Riccardo, ciao Rita. Vi siete mai fatti sta dentista? Ma il dentista, cioè questa domanda, perché il dentista costa caro? Perché il dentista arriva nelle, che poi ci sono nazioni dove il dentista costa più o meno di altre nazioni. Ci sono, per esempio, la nazione italiana è carissimo il dentista, ma anche in Inghilterra, vai in Inghilterra, è veramente caro il dentista. Parliamo di dentisti quindi privati, professionisti che hanno un tariffario sulla salute, anzi direi lo chiamerei tariffario sulla malattia, e poi ci ricollegheremo a questo tariffario sulla malattia più avanti. Sono delle figure che in cambio di soldi loro ti curano il problema, no? Partiamo dal presupposto che dovrebbe essere il contrario, nel senso io ti pago se sto bene, quando smetto di stare bene non ti pago più, no? Così dovrebbe essere in un mondo perfetto. Che non dovrebbe il dentista essere pagato, ma il medico in generale non dovrebbe essere pagato quando uno sta male. Lo Stato dovrebbe pagare il medico per fare il suo lavoro di pubblica utilità, ok, con la scienza, che è patrimonio ormai dell'umanità, cioè se ci sono delle acquisizioni scientifiche, dovrebbe essere vietato fare lucro con le conoscenze scientifiche. Dovrebbero anzi essere usate le conoscenze scientifiche per migliorare la vita delle persone. Invece, nel mondo reale, viene permesso ai liberi professionisti di poter lucrare sulla malattia. Ok, quindi viene introdotta che cosa? La facoltà di poter fare il lucro su uno stato di necessità. Questo è il primo vero problema. Cioè, intanto il dentista perché è caro? Perché costa molto? Il dentista, quindi il medico, la medicina in generale, che si occupa dei denti, perché costa? E dopo vedremo perché molto. Io mi sono fermato sul primo pezzo, ovvero perché costa. Dovrebbe essere gratuito.
I medici dovrebbero essere, compresi i dentisti, pagati dallo Stato con le tasse dei cittadini. Questo è quello che io dico da anni. In un mondo ideale, dove i medici vengono pagati per fare la prevenzione e quindi sono pagati finché i pazienti stanno bene, vengono seguiti e stanno bene. Nel momento in cui un paziente sta male, significa che c'è un problema. Il medico magari non lo sta seguendo a dovere. E allora lì si innesca il conflitto di interessi. Ma storicamente in Italia il dentista, te lo sto per spiegare perché il dentista costa molto, arriva in età tardiva, in pieno boom economico. Arrivavano i soldi dall'America nel dopoguerra, tutti avevano lavoro, si lavorava tanto, si lavorava bene, c'erano famiglie che entrambi portavano a casa uno stipendio. Rimanevano anche dei soldi in pieno boom economico. In pieno boom economico è nata è cresciuta in Europa la figura del dentista, si è qualificata sempre di più, ha preso la sua branca fino a diventare anche un corso di laurea. E inizialmente c'erano invece i dentisti, i medici di famiglia che facevano 2 anni in più per tirare i denti, studiare meglio l'anatomia dei denti e si facevano pagare per questo servizio extra. Perché prima non c'erano gli impianti dentali, non c'era la protesi, le corone, i ponti. Quelli sono venuti dopo. Cioè, se eri ricco, abbiente, il medico di famiglia aveva anche un tariffario con cui ti faceva una corona, un ponte, ma lo pagavi, ti faceva, praticamente si rivendeva il dentista il lavoro dell'odontotecnico. Cioè, chi è che fa veramente i denti è l'odontotecnico che fa la protesi, si rivende il lavoro dell'odontotecnico. Lui lima il dente, prende l'impronta, la dà a un'altra persona che è l'odontotecnico sottopagato, che realizza il manufatto, il dentista lo incolla in bocca e ti chiede dei soldi, quindi lucra 2 volte sul stato di salute, di necessità del paziente, in più lucra anche sul lavoro altrui. Ok, non sto dicendo né che bene né che male, ti sto dicendo nei fatti come si è creata la professione. Cioè, c'era la necessità di togliere i denti e c'era il cavadenti, il medico di famiglia. Lo pagavi inizialmente con le zucchine, melanzane, c'era il baratto, cioè era un po' come il parroco del paese, no? Poi questo si è iniziato come dire, a ingrassare, si è fatto il tariffario anche per rimettere i denti, c'era il pieno boom economico, non era vietato lucrare sullo stato di necessità e poteva fare i prezzi che voleva, la gente pagava. Nell'Est Europa no, è andato un po' diversamente nell'Est Europa. Ci sono culturalmente delle nazioni dove, cioè, vi sarete anche chiesti perché nell'Est Europa costa di meno il dentista, perché in Moldavia, dove vivo io, e anche in Romania, ma anche Bulgaria, Ucraina, perché sì, i dentisti costano di meno. A parità di materiali, stessi impianti, stessi materiali, stesse siliconi per fare le impronte, stesse ceramiche che arrivano dall'America, dall'Liechtenstein, dalla Germania, Svizzera, materiali italiani, impianti italiani. Però perché costa di meno? La risposta è perché l'idraulico costa tanto, che è la stessa cosa. Dentista e idraulico hanno più o meno lo stesso problema, nel senso che non è che costano molto gli impianti dentali o le corone dentali, non costano, o i materiali, costano poco. Il problema intanto è che in Italia è un passamano, no? Ti do l'impianto che lo dai alla gente di zona, che lo dai a quello della città, che lo dà al dentista e ognuno si intasca una fetta, no? Fa la cresta sul passaggio del materiale. È normale, legale, così sono le catene di distribuzione che però aumentano a dismisura i costi finali al dentista che poi ricarica sul paziente, sul malato. Quindi il dentista non viene pagato dallo Stato, ma dal malato e fa il tariffario che vuole, col margine che vuole, anche del 2000%, ok? Perché un impianto dentale di per sé alla fabbrica costa 15-20 euro produrlo, la fabbrica, ok? Per quello io dico sempre, l'Italia, se volesse, potrebbe avere le fabbriche di impianti dentali, mandare le vitine nelle ASL. E lì i medici pagati dallo Stato mettono gli impianti a tutti, ma così non è. Il mercato è privato. Il mercato è privato e quella vitina arriva a costare fino a 150, 150, 300 euro al dentista, che poi ne chiede 2000, 1000, ma anche se fosse 700, ne chiede di più, quindi c'è la filiera.
che fa lievitare i costi. Lascia stare che in Italia costano di più i salari, costo della manodopera, gli affitti sono più alti, le tasse sono più alte, anche le tasse incidono per una buona fetta. Sono contro le tasse ai medici perché il malato già paga le tasse. Okay? Se il malato già paga le tasse, quando sta male va dalla figura sanitaria di riferimento perché deve di nuovo quello ripagare le tasse. Ok, un'altra volta, perché la metà di quello che darà il dentista poi lo darà lo Stato indirettamente. Però anche quello va considerato, no? Perché se in Moldavia io ho le tasse al 12% e lì ce le ho al 45%, ma sono soldi quelli che sta dando allo Stato, non al dentista. E lì una parte imputabile proprio allo Stato. Io sono dalla parte dei dentisti, da questo punto di vista. I dentisti, per esempio, italiani o francesi o inglesi, anche lì sono altissime le tasse. In Italia non è proibito caricare sui costi fissi o anche quelli che si chiamano costi variabili, non è proibito caricare fino al 2000%. Per lo stesso motivo in cui un idraulico, un pezzo che costa 5 euro, che ti ripara a casa un pezzo, il pezzo proprio, il tubo costa 5 euro, poi gli chiedi quanto fa, ti dice 70 euro. Ok. Un pezzo da 5 euro ti arriva a costare più la chiamata, arrivi a 100 euro. Non ce l'ho con gli idraulici, ok? Se c'è qualche idraulico nel gruppo, anzi, non ce l'ho con gli idraulici. Non parlo di libera professione, ovvero tu puoi professare il tuo lavoro liberamente in un libero mercato e fare il lucro che vuoi e fare il ricarico che puoi. Perché il dentista costa caro? Ci stiamo avvicinando, ok? In Moldavia, per esempio, un salario medio, quando io sono venuto in Moldavia 10 anni fa or sono, lì era 180 euro al mese un salario. 180 euro al mese, ora sono saliti su, abbiamo contribuito noi stessi a far salire sui salari, perché siamo tra le aziende che paga meglio il personale, un fisso di 450 euro, ormai stiamo parlando dei salari che sono raddoppiati questi anni. In Moldavia un fisso va dai 450 fino ai 600 euro, anche qua. Non è però cioè non è culturalmente accettabile in genere un ricarico superiore al 20-30% nell'est Europa. Perché se tu metti un impianto a 1000 euro, per dire, in Moldavia, significa quasi 5 volte il salario di un normale dipendente. È come se in Italia il salario fosse 1000 euro. E tu metti un impianto a 5.000 euro, avresti lo studio vuoto. Nell'est Europa c'è stato meno boom economico e la figura del dentista, che è una figura tardiva, medica tardiva, arriva in un contesto socio-economico dove non c'era comunque il boom economico. Ma ti mettevo, se ero un idraulico moldavo, ti dicevo: guarda, costa 5 euro il pezzo, me lo fai a 8 euro e siamo a posto. Questo è il motivo per cui nell'est Europa, in Moldavia, io mi taglio i capelli con 5 euro, 4 euro. Delle volte trovi anche a 3,50 euro un taglio di capelli, che è tantissimo. Okay. Ma in Italia trovi un taglio di capelli, penso, dai 10 euro del cinese fino ai 50 euro, 60 euro. Ma non c'è una legge che proibisce il ricarico. In un paese di boom economico, la figura paramedica, okay, perché non, se fosse medica e essenziale sarebbe gratuita, la figura accessoria del dentista viene vista come un accessorio di lui, come una figura medica accessoria, medico o non medico, non si capisce cos'è, quello fa i denti, si rivende il lavoro di un maniscalco a rotino che è l'odontotecnico e te li mette in bocca e è libero di chiederti quello che vuole. No? Poi, in una era di boom economico, se non sei tu, era un altro. Quindi la domanda è, e ve la faccio adesso a voi, la domanda è, siete liberi di scrivere qua sui commenti. Se Dottor Palmas fa delle cose all'estero che costano 1000, però c'ho dei costi inferiori di tutto quanto, le stesse cose te le fanno in Italia a 1000, ok, ma le tasse in Italia sono molto più alte, quindi c'ho margini molto più bassi. E i costi sono quelli fissi uguali, ma c'ho costi in manodopera, tasse più alti. Dove ti stanno togliendo qualità? Perché
Se qua costa 1000, qua costa 1000 la stessa cosa, ma qua c'ho costi molto più alti. Probabile che da qualche parte qui fanno qualche scamotage per farti quello che si chiama il low cost. Ok, fate attenzione perché turismo dentale e low cost non sono la stessa cosa per questo motivo. Partendo proprio dalla domanda, perché il dentista costa molto? Dipende, all'estero non costa molto il dentista, è tutto rapportato al costo della vita qua. Okay? Ma se uno che vive in un paese molto costoso cerca di ormai competere con i prezzi di una nazione che naturalmente costa 5 volte meno vivere qua rispetto a là, e tu cerchi di fare i prezzi 5 volte più bassi, la domanda è: ti stavano fregando prima di abbassare i prezzi? O ti stanno fregando adesso? A voi la risposta. Io vi faccio un saluto qua da Bucarest. Tra poco sto andando al parco. Io vado al parco che mi sono ripromesso di fare sport, di riprendere quando mi sarei trasferito qua a Bucarest. E se avete la risposta, scrivete qua. Ti stavano fregando prima oppure ti stanno fregando adesso?